ovvero avremo la nipote di Tesla che verrà attivata. Una via per poter educare la loro religione e raggiungere i loro obiettivi. Abbiamo cominciato a utilizzare
molto felici che ci parlano di un'inversione di marcia dopo aver visto una risonanza magnetica che richiedeva l'intervento di riparazione della cuffia dei rotatori. Abbiamo fatto 4 applicazioni di Ampera, da tutto il quadro di infiammazione si era riassorbito e tutto ciò che rappresentava a livello di rigenerazione del tendine sul sovraspinoso era rientrato considerevolmente nel range di norma. Di conseguenza l'operazione non è stata effettuata. Abbiamo altri casi simili a questi, abbiamo per esempio un caso di spalla congelata che è uno dei casi molto più difficili da affrontare in ambito fisioterapico, perché non si conosce ancora l'eziologia di questa patologia, di questa disfunzione, e di conseguenza non si riesce a attuare un protocollo, perché purtroppo per fortuna si lavora con dei protocolli in fisioterapia e non c'è un protocollo adatto a questa sintomatologia. Abbiamo con questo applicato 6 volte, non siamo ancora arrivati al ciclo completo di un wave e la ragazza che aveva provato a fare clinica sia direttamente sul sistema nervoso centrale, quindi applicando sulle orecchie che anche il gioco, ha ottenuto dei risultati molto soddisfacenti, il dolore è diminuito molto e soprattutto riesce a muovere il braccio senza compensi strutturali e funzionali. Noi siamo entusiasti di questa apparecchiatura, io in primis non amo utilizzare macchinari perché vengo molto nel contatto con la persona. Quando ho visto questa macchina, non mi nego che sono scoppiata a piangere, perché ho detto: come avete fatto a inventare una tecnologia di questo tipo e mettere tutto questo potenziale, tutte queste risorse in una macchina? L'abbiamo utilizzata in primis su noi stessi, io prima e Pietro dopo, l'abbiamo utilizzata anche sul nostro figlio dopo che gli era stato diagnosticato un linfagioma a livello del vaso vocale. L'abbiamo utilizzato con mia mamma, che ha una cisti sovrarenale di 10 cm di diametro, testata con un TAC, con contrasto. Adesso dovremmo andare a rivalutarla, perché probabilmente anche per lei l'operazione non sarà da fare. E secondo me è una macchina che si fa parlare molto di sé, e provatelo. Aggiungo solo una cosa: prima si parlava di cuore, questo spazzare. Personalmente a dicembre ho dovuto avere delle aritmie cardiache, semplicemente con l'applicazione con Rewave, con Teramel, sono riuscito praticamente a non avere due sintomi. Allora io sto venendo su di fare un po' di è un grande successo in un'evoluzione con l'esperienza del nostro laboratorio. Lo ritengo estremamente necessario nel mondo in cui viviamo, perché dobbiamo risintonizzare l'alimentazione per le nostre cellule, ovviamente se non è una cosa reale, ovviamente chi l'ha inventata è tutto ciò, perché sono delle persone splendide. Io non ho fatto una domanda soltanto: come avviene la seduta del trattamento? La seduta del trattamento tendenzialmente sono dei 37-40 minuti, la facciamo con il paziente sdraiato e mettiamo le cuffie direttamente in testa. Questo è quello che è la seduta base. Noi la stiamo testando e provando anche abbinata a tecaterapia, a ultrasuoni, magari anche calci di 5 cm sul sovraspinoso, ultrasuono più in testa con i wave e velocizza di molto. Quindi noi nel nostro ambito la liberiamo e facciamo che sia un velocizzatore, chiamiamolo così, delle nostre terapie. La terapia vera e propria, o meglio le sessioni fatte con lui, vengono fatte per 37 minuti circa, a seconda dei programmi, con le cuffie in testa. La terapia minimo è sempre 10 sedute. Minimo 10 sedute. Per quanto si possono vedere i risultati anche prima. Sì, una due sedute da persone sono tutte cose che non sono altrimenti. Non ho parlato di rinite, stesso fatto giorno, fa due sedute, rinite e cose. Non è che guarisce la mano, basta mettere al corpo di dare dei segnali d'allarme quando il corpo è in allarme. Sì, non è una guarigione, quindi sono tante altre cose. È un aiuto comunque che il nostro corpo già, come detto prima, quindi sono tradizioni.
sì, spegnere il cellulare quando si fa un teramet e lui chiede l'acqua. Sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista emozionale.
malattia, dato che aveva una situazione di ipersensibilità agli allergeni, non esecutava avuto un miglioramento sensibile. Con questo non vuol dire che per tutti possa valere la stessa cosa, ma semplicemente noi operiamo con uno strumento che, per fare un esempio forse fin troppo semplicistico, ma per dare l'idea, lavora come un diapason, che permette a uno strumento musicale di esprimere al meglio la sua musicalità, cosa che magari senza questo diapason non accordato allo strumento non riesce a rendere tanto per quanto nel suo valore. Questo è quello che avviene nelle persone. Adesso andrò a elaborare l'esempio solo perché questa mattina lei ha avuto una sensazione particolare, se non sbaglio aveva bruciore agli occhi e aveva anche il naso otturato. Quindi che cosa è avvenuta? Ha avvenuto nei 35 minuti circa di seduta. Buongiorno,
qui intanto ora vi voglio presentare Allora, generalmente lo facciamo, beviamo un po', nel senso che
carenza di vitamina C, quindi ho preso un po' di vitamina C allo stato puro e ho fatto solo questo per 15 giorni, dopodiché il test mi ha dato dei risultati eccezionali su tutto lo screening totale, ma soprattutto io sono 2 mesi che non ho più la contrattura che faccio. Quindi, ma questa è una piccola analisi di un piccolo particolare di un soggetto, quindi evidentemente, come diceva bene Carlo, è una macchina che va testata e bisogna avere la ripetibilità di... però questo secondo me è un gran segnale, soprattutto senza aver preso nulla, quindi antinfiammatori che danno, lo sentivo prima dal dottore, effetti collaterali, quindi non sappiamo, magari sistemiamo da una parte e andiamo a fare dei danni dall'altra, per cui ho trovato questa macchina straordinaria, ma poi non conoscevo neanche la fisica quantistica, la medicina quantistica, quindi mi sono avvicinato anche a questo tipo di discorso che è molto interessante, vero, molto interessante. Devo dire che è iniziata una sorta di collaborazione dove cercherò di dare una mano a Carlo per provare questa macchina che non ho visto, e quindi probabilmente avremo un giocatore che ci darà una mano, un giocatore del Milan, quindi i milanisti diranno forse tutti avranno bisogno. Visto come sta andando quest'anno, però avevo preso un giocatore in particolare che verrà a testare la macchina, perché abbiamo bisogno anche di riferimenti importanti per capire a livello anche di prestazioni professionistiche e professionali quanto la macchina ci può dare come risultato. Io devo dire che sono per adesso straordinariamente colpito da quello che è successo, la cosa mi affascina molto, andremo avanti su questa strada e sicuramente, come diceva Carlo, c'è una carenza su queste macchine, e stranamente però c'è un'eccedenza su altri paesi, dove la nazionale dell'Austria per esempio lo utilizza per gli sportivi, che ci sono già dei prototipi di studio anche per il recupero fisico. Voi sapete che oggi il grosso problema dei professionisti sono il recupero delle partite, per cui avere un recupero veloce diventa fondamentale, ma questa è solo una linea che mi sta a cuore, perché faccio come questo da quarantena. Devo dire che invece, tornando a prima, credo che sia arrivato il momento del cambiamento. Quando sentivo che dicevo che arrivano dei input anche a livello televisivo pubblicitario, vuol dire che qualcosa si vuole fare, forse c'è l'inizio di questo cambiamento. Quindi è su questo cambiamento che mi auguro di fare delle belle esperienze, soprattutto dal punto di vista del benessere, perché questo deve essere la fine, alzare il nostro livello di benessere. Thank you.
scrivono la Bibbia decrettata, ce ne sono ancora 4 copie al di fuori del nostro spazio, e poi vi dico se avete avuto la maestra che sta qua, perché vediamo di avere anche queste edizioni del dottor Balaschetti. Allora, ripetiamo la domanda, chiedevano, ripeto, la domanda era, questi tipi di macchinari sono disabili da tutti oppure sono fatti da persone che lavorano? Sono acquistabili solo da medici, proprio medici iscritti all'ordine dei medici, perché la macchina viene venduta come assistente medico, è un assistente medico. Viene venduto in questo modo perché proprio il suo compito nell'apparecchiatura è quello di presentare al medico alcune misurazioni che sono state eseguite e poi è il medico che deve decidere la terapia. La macchina già calcola la sua terapia, però la responsabilità finale di aggiungere o togliere qualcosa è del medico. Questa è la legislazione italiana. In questi paesi qui, dove vi ho detto prima che hanno venduto 6.000 macchine, 1.000 macchine non sono più proprie, però è un'altra legislazione. In Italia è così, quindi noi vediamo solo i medici. Ai medici oppure ai centri medici che hanno un direttore sanitario che si assume la responsabilità. Ovviamente queste macchine vengono utilizzate unicamente dal medico. Giustamente si diceva che in altri paesi, vedi la Svizzera, che è confinante con noi, possono utilizzare anche i naturali. Ma voi sapete, in Italia ci sono corsi per naturali. E vi danno anche, io non so che cosa ha fatto lei, che il titolo di lei non ce l'ha. Allora, anche se lei avesse un titolo di natura, per la legge italiana questo titolo non vale nulla. Quindi bisogna stare attenti perché c'è una promozione incredibile di scuole che danno attestati di naturopatia che uno attacca al muro e a questo punto dice allora io posso fare certe cose. Arriva la finanza, mi fanno chiudere, che io vi do il nome di un avvocato, di un altro mio amico, che ve lo farà riaprire. Dopodiché arriva di nuovo la finanza, ve lo fanno chiudere, quindi non so io qual è l'immagine di un naturopata. Noi possiamo dire che persone che escono da queste scuole, delle quali sono decisamente qualificate, potrebbero, uso il condizionale, se conoscono un medico che in effetti guarda caso utilizza macchine come quelle del mio studio, se voi entrate nel mio studio non mi sembra di entrare in uno studio di medicina, mi sembra di entrare in uno studio di ingegneria, perché ci sono delle strane cose, però noi la prima cosa che facciamo i medici, poi dopo è inquadrato il tema, il medico sceglie, va di qua, non a caso noi continuiamo a dire che del futuro è una medicina integrata. Dentro lì, in quello studio, può darsi che in futuro finalmente anche l'Italia si adeguerà, quindi io posso prendere un naturopata, io visito il mio paziente, poi siccome la terapia la devo stabilire io, fisicamente nella macchina la farò anche un naturopata, sempre. Così come negli ospedali noi abbiamo dato a livello di laurea breve agli infermieri, vuol dire che l'infermiere non può fare il medico, ma segue le indicazioni del medico per dire va bene adesso questa flebo non devo farla io, lo fa l'infermiere sotto diretto. Per quanto riguarda il costo, io non so, io perché non sono venditore di niente, quindi non lo so, ma se non lo dice vuol dire che il costo un po' è fatto, una macchina professionale, quindi come tutte le macchine professionali ci sono le 500, ci sono le Ferrari, ci sono le Maserati, le Porsche eccetera, quindi questa qui dovrebbe essere una Ferrari. Penso, volevo aggiungere solo una cosa, proprio per il discorso dei naturopati, come ha detto il professor Scaggiari, in Italia abbiamo delle buone scuole. Però voi dovete sapere che appunto in Svizzera, Germania, in questi paesi, i naturopati
fanno un corso di laurea di 4 anni, quindi non sono sempre i nostri che sono 2 anni, qui fanno 4 anni, quindi adesso, per il discorso del prezzo della macchina, io non voglio mai parlare del prezzo della macchina, perché chi può comprare la macchina con un milione. Allora il medico, secondo me, non deve fare il ragionamento di dire quanto costa la macchina, deve fare il ragionamento dove il medico dentro la sua testa dice: io divento imprenditore di me stesso, no? Divento imprenditore di me stesso, prendo questa macchina e, svolgendo la mia attività con l'utilizzo di questa macchina, posso ripagarla nel breve tempo. E che cosa do di più ai miei pazienti? Tutte quelle informazioni in più che questa apparecchiatura in 9 minuti riesce a dare, perché chi è venuto ha visto che per controllare il virus, batteri, parassiti, gli allergeni, ha fatto dei controlli sull'energia, tutto questo qua. Comunque, vi faccio un esempio stupido: a Lugano c'è una naturopata, naturalmente non è laureata, che addirittura è presidente di naturopati svizzeri, ha comprato la macchina non da me, perché io sono in Italia, lei l'ha comprata direttamente dalla casa madre svizzera, e in 5 mesi ha pagato la macchina. In 5 mesi. Lei l'ha fatto in mesi di 5 anni, perché il dottoressa ha 45 anni, questa non l'ho fatta, a 45 anni, dopo 5 mesi l'ho già pagata. Questo è l'approccio con il prezzo di questo apparecchio. Perché? Qui parlava di catario, no? Quindi queste vetture che vengono costruite in un altro modo, con i materiali di qualità, con addirittura tutte le apparecchiature elettroniche all'interno di qualità, perché voi sapete che nel settore dell'elettronica esistono anche delle tre A, non può esserci un sistema di qualità A, 3 A. Questo è un po' il ragionamento. Poi questa qui naturalmente è un'apparecchiatura che può essere venduta in perfetti. Perché in perfetti? Perché un medico può comprare praticamente un pezzo che fa diagnostica e praticamente fa anche un trattamento con le frequenze, con la biorisonanza, ma anche oltre alla biorisonanza, con l'interne. Quel primo pezzo, questo signore che mi chiedeva il prezzo, quel primo pezzo, che si chiama Codotti Agnosti, costa attorno ai 25.000 euro. Va bene? Però chi lo prende già fa diagnosi e già fa terapia. Va bene? C'è un altro pezzo che si chiama praticamente Microbus, che fa tutte le terapie a livello energetico, ma non dico tutte perché ha in sé una di frequenze già programmate, di protocolli già programmati, tante cose qui. Sono già 60.000 euro. Sì, va bene. Luce sin fundo, c'è l'ultimo pezzo che contiene 13.500 spettri di sostanze già memorizzate, il che vuol dire che si possono curare i pazienti senza dargli nessuna medicina, nemmeno una. Bene. Questo costa altri 15.000 euro. Quindi gira che ti gira. Poi ci sono gli accessori. Cosa sono gli accessori? Sono tutte quelle apparecchiature che servono a trasmettere le frequenze al paziente, diciamo così, e addirittura ci sono, per esempio c'è un accessorio che si chiama Microterm, che lavora addirittura con le frequenze della luce, quindi questo è il Microterm da solo, costa 6.500. Va bene, comunque se voi aggiungete tutti questi accessori si arriva a 80.000 euro. Questo è quanto. Poi, naturalmente, se un medico fa l'acquisto di un solo elemento, stiamo parlando che la macchina arriva dalla Svizzera, quella la parola sconto da loro è abolita, non esiste. E se invece si comprano, non so, per esempio, proprio il diagnostico Medico Plus, già noi, rinunciando alle nostre provvisioni, possiamo arrivare a 15% di sconto. Ma perché le rinunciamo noi? Non perché loro non li vogliono. Perché il prezzo è uguale, perché lo sconto da loro non esiste. Si arriva poi a un massimo del 15% di sconto quando un medico o più medico compra tutta la apparecchiatura, compresi tutti gli accessori. Ecco, questo perché mi avete chiesto il prezzo, io ho voluto
devo essere onesto, vi ho detto, però si può fare step per step, non è necessario andare lì e comprare tutto insieme. Va bene, questo è un po'. Beh, io non faccio sedute perché io vedo le macchine, quindi non è che io possa fare sedute, anche perché non sono neanche un naturopata, sono un perito elettrotecnico, quindi io non potrei neanche avvicinarmi alla macchina, no? Certo, mi avvicino quando devo insegnare ai medici che comprano la macchina e comandi, ma diciamo che in quel caso lì è come se facessi l'elettricista per il medico, no? L'elettricista gli dico, accendi qui, spegni lì per questa cosa. Questo è le immagini, le guarda, fa le sue considerazioni e poi fa le diagnosi. Quindi è proibito qualcuno che vi racconta che le macchine fanno le diagnosi, non è vero. Perché non si può neanche per legge. Va bene, grazie. Sei un idrologo, quindi la vita termale più vicina che lo manca.